questa scoperta è frutto di un mio, diciamo, di un nostro studio fatto da me e i colleghi La Barbera e Calamia nel 2004. Ci siamo messi, diciamo, per gioco quasi a fare il rilievo del palazzo per capire se dentro questo edificio c'era il castello, che era comunque documentato nei testamenti, insomma nei passaggi di proprietà di tutti gli eredi della famiglia Aragona Tagliavia fino ad arrivare ai Pignatelli. Però nessuno sapeva se questo edificio era probabilmente una fortezza federiciana oppure un semplicissimo castello quattrocentesco che moltissimi baroni si costruivano nei loro territori. Qual è stata l'eco nazionale di questo castello di Bellunvider? La notizia di un possibile, di un probabile edificio federiciano a Castelvetrano, probabilmente riconducibile alla documentazione relativa a Bellunvidere, è entrata in qualche modo nel circuito scientifico nazionale, tanto da essere accolta, ancorché col beneficio del dubbio e con diciamo rimandando a ulteriori future indagini, nella Enciclopedia Federiciana edita dalla Treccani, che evidentemente è uno strumento aggiornatissimo e di grandissima autorevolezza. Il semplice fatto di essere stata accolta, ancorché appunto con formula dubitativa, in questa grande opera dedicata a Federico II, significa che c'è stato un grande interesse da parte del sistema degli studiosi, del sistema della ricerca nei confronti di questa notizia proveniente da Castelvetrano. Nell'immaginario dei castelvetranesi il castello Bellunvider è assente, c'è il palazzo Pignatelli che è un grande portone di legno e una facciata, in realtà c'è dell'altro. Sì, questo palazzo Pignatelli con l'insegna aggiuntiva da qualche anno Palazzo Aragona Tagliavia racchiude i resti del castello Bellunvider, castello federiciano del 1200. Lo si può visitare contattando l'ufficio turistico del comune che si trova proprio di fronte all'ingresso del palazzo, ufficio IAT, e si può anche contattare uno degli autori della riscoperta del castello federiciano Bellunvider, che sarebbe l'architetto Giuseppe Saluzzo, a capo della delegazione Legambiente nonché Salva l'Arte a Castelvetrano, fondatore della rete museale Bellicina, che lui stesso conduce gruppi in visita al palazzo. In terza soluzione si può anche contattare noi proprietari. Io, in quanto comproprietario, ho creato un gruppo che si chiama Associazione Bellunvider Cultural Society, e cercando Bellunvider in Facebook si trovano tutti i nostri contatti per chiedere informazioni su visite. Si trovano anche dei video e delle illustrazioni del palazzo, fotografie e ricostruzioni virtuali del palazzo in quanto castello federiciano e ricostruzioni virtuali di come sarà il palazzo una volta ultimato i lavori di restauro. Questo, diciamo, dal rilievo che noi abbiamo fatto ha consentito e permesso di capire che siamo davanti a una fortezza federiciana. La nostra ipotesi l'abbiamo documentata attraverso una pubblicazione che ha avuto, è andata a ruba la prima edizione, diciamo, in tutta Italia, credo fuori dall'Italia, erano 500 copie, siamo arrivati alla seconda edizione. E con la morte di Guglielmo II molti baroni cristiani saccheggiano molte comunità islamiche, soprattutto nella zona di Palermo. Questo fa sì che gran parte delle popolazioni islamiche della Sicilia orientale si trasferiscono nella Sicilia occidentale, e nella zona compresa tra la Valle del Velice e la Valle del Platani si instaura un nuovo emirato. Paradossalmente, come spesso accade, a Castelvetrano c'è poca percezione del castello Bellunvidere, ma viene visto come Palazzo Pignatelli e basta. Nemo profeta in patria, si dice. D'altra parte c'è una lunga tradizione che identifica giustamente il palazzo come Palazzo Pignatelli, mentre di un possibile edificio federiciano chiamato Bellunvidere non si era a corrente, si era persa assolutamente alcuna traccia, con esclusione probabile del toponimo Belvedere, che oggi tocca un quartiere della città, per cui non mi stupisco di questo fatto. Sta alla elite culturale della città a premere, spingere sempre di più perché questa notizia entri nel circuito culturale, perché nelle scuole ad esempio venga fatta circuitare questa informazione, perché il patrimonio in genere della città sia meglio conosciuta intanto dagli stessi cittadini. Il Palazzo Pignatelli include effettivamente anche un braccio, una giunta alla costruzione del castello più recente negli anni,
che è occupata da qualche anno dal comune, dall'ufficio del sindaco, da certi uffici comunali. Dunque, quando si parla di Palazzo Pignatelli a Castelvetrano, generalmente si pensa agli uffici comunali. Ma in molti casi i propri cittadini sono i peggiori conoscitori del proprio patrimonio, è una cosa che non succede soltanto a Castelvetrano ma in moltissimi altri luoghi, non escluso, anzi tra i primi anche Palermo. Non c'è un unanime riconoscimento, insomma, di questa identità federiciana del castello, almeno a livello locale? Noi abbiamo avuto modo dal 2004 fino diciamo, ad oggi, attraverso convegni o studi, di coinvolgere e di fare vedere questo edificio ai maggiori studiosi nazionali e internazionali, il professore Cosimo Damiano Fonseca, Eric Breschi, il professore Morici, l'architetto Alberti e tanti altri, la scuola normale di Pisa, e nessuno ci ha smentito. Quanto dura in media una visita al Castello Bellum Vitae? Si concorda una durata con la guida, che posso essere io, che può essere l'architetto Giuseppe Salluzzo o un responsabile dell'ufficio turistico del comune. Può durare 20 minuti, mordi e fuggi, come può durare 4 ore. Qual è il punto più interessante del castello? Tutti chiedono della torre, la torre ottagonale, che ancora ad oggi è visitabile, mentre le altre torri del palazzo sono cadute o sono state inglobate nelle varie costruzioni, superfettazioni nei secoli, ovvero le variazioni, le modifiche alla struttura castello. Non sono molto diffuse le torri ottagonali in Sicilia? No, la torre ottagonale è una forma abbastanza rara e pertanto per chi studia queste cose rappresenta, ha un suo fascino, rappresenta qualcosa di particolare, e per tutti gli altri è comunque sempre una torre dalla quale si può godere di una vista del paesaggio, il territorio a 360 gradi, e che permette soprattutto ai più giovani di capire quali fossero le funzioni di controllo del territorio, ovvero di un castello in epoca medievale. Ci sarà la possibilità di cambiare o comunque aggiungere magari un giorno la tabella proprio sotto il Palazzo Pignatelli con un'aggiunta Castello di Bellum Vitae? Vabbè, su questo noi ci abbiamo tentato più di una volta. Già, diciamo, tra il passato e oggi abbiamo avuto modo di vedere castello con torre ottagonale, e già questo la dice lunga. È un passo avanti. È un passo avanti. In alcune pubblicazioni viene citato, anche se è dubbio a Castelvetrano la presenza di questo castello, ma ripeto, fuori alla Sicilia, ma soprattutto fuori dal territorio castelvetranese, questo assume sempre di più un suo significato. Anche l'Officina degli Studi Medievali, che ieri è presente, diciamo, ha avuto modo di pubblicare un nostro articolo, quindi ci seguono i medievisti con attenzione, anche perché credo che sia la scoperta più significativa degli ultimi 10 anni fatta su Federico II. Questa è una sala ancora non aperta al pubblico, però in futuro potrebbe diventarlo. Sì, questa è una sala modello che è stata ristrutturata una quindicina di anni fa nella sua struttura, ovvero il soffitto in legno con delle travi che sono state restaurate per quanto possibile, altre che mancavano e dunque sono state ricostruite ex novo. E poi questi mobili, che sono i mobili dei bollettari dei principi Pignatelli, i mobili ottocenteschi che abbiamo restaurato, che la mia famiglia ha restaurato anni fa, e che contenevano dunque questi bollettari, che erano questi grandi libri di amministrazione delle proprietà Pignatelli, terreni, mezzadrie, colture varie, eccetera, che sono interessanti come fonte di studio per chi cerca negli archivi altre informazioni sull'agricoltura qui in zona negli ultimi 200 anni, o comunque per la storia, lo studio della storia del territorio, delle famiglie, eccetera, eccetera.